Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nel collegamento di oggi abbiamo con noi Silvia Rapizza, membro dell'area sviluppo e comunicazione che fa parte dello staff Europa CSV di Milano, che ci parlerà di un evento denominato Milano e la crisi climatica, che si terrà domani 7 novembre presso Cascina Cuccagna. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie a te di essere con noi oggi. E chiedo subito in che cosa consiste l'iniziativa di domani e che cosa spinge ad organizzarla. Allora, questo momento è lo sviluppo di un primo incontro che si è tenuto addirittura a maggio scorso con un piccolo gruppo di associazioni e di enti del terzo settore che si occupano di ambiente. Quindi domani si vuole aprire alla cittadinanza una riflessione che era stata quindi cominciata qualche mese fa sul tema del cambiamento climatico e anche della città. Il tema del cambiamento climatico è ormai all'ordine del giorno, se ne parla ampiamente perché ci facciamo i conti tutti i giorni, no? Ci facciamo i conti nella nostra vita quotidiana. E vorremmo quindi fare un approfondimento con alcuni esperti, ma soprattutto cercare di aprire l'orizzonte a delle riflessioni delle stesse organizzazioni del terzo settore, associazioni, volontariato, attivismo civico, anche volontariato non organizzato, per interrogarci quale può essere il ruolo che può giocare anche l'associazionismo, il terzo settore, nel generare quei cambiamenti che sono sempre più necessari anche nei comportamenti dei singoli, proprio per far fronte alla sfida climatica, che è una sfida ormai epocale a cui dobbiamo far fronte tutti insieme. E quali saranno alcune delle organizzazioni o delle figure presenti a trattare questo tema? Apriremo questo incontro, Milano e la crisi climatica, con due esperti. Massimiliano Cecchetto, presidente della Commissione Ambiente del Municipio 4 di Milano, ma soprattutto agronomo, è per questo che noi l'abbiamo invitato, partirà dalla tempesta che abbiamo avuto a luglio a Milano, che ha sradicato moltissimi alberi. Tra l'altro la cosa veramente significativa di questo momento, di questo evento climatico estremo, è stata che sono caduti degli alberi sani, per la prima volta sono caduti a causa della forza di questa tempesta degli alberi sani. Quindi lui ci guiderà in una riflessione su quello che è successo lo scorso luglio e a partire da quello ragioneremo su come deve cambiare la gestione del verde, la gestione del territorio nella città di Milano, proprio a fronte di questi cambiamenti in atto. Poi proseguiremo con una riflessione sul consumo di suolo, grazie alla presenza del professor Paolo Pileri, che è professore di pianificazione e programmazione urbanistica al Politecnico di Milano, ma è anche un esperto di suolo che sta girando anche in lungo e largo l'Italia parlando delle conseguenze terribili di questo consumo di suolo, che sembra non arrestarsi in Italia. La Lombardia è la prima regione anche rispetto all'ultimo report dell'ISPRA per consumo di suolo, e il consumo di suolo è comunque un acceleratore del cambiamento climatico, incide sul riscaldamento delle temperature del pianeta e delle aree urbane in particolar modo, e quindi contribuisce a accelerare il fenomeno del cambiamento climatico. Dopo questi due interventi di approfondimento invece apriremo la tavola rotonda e avremo come ospiti Alexa Leva di Cascina Cuccagna, che ci ospita anche in questa occasione, Franco Beccari di Legambiente Milano, Beatrice Bosso, una giovanissima Beatrice Bosso, sedicenne di un'organizzazione giovanile che si chiama Our Youth for the Climate, Dario Podestà di Alberi Ambiente, questo è un gruppo informale che però si occupa in ogni caso nel proprio territorio di Milano del tema ambientale, e poi Domenico Vito di questa organizzazione del ramo italiano di un'organizzazione internazionale che si chiama The Climate Reality Project Europe. Quindi avremo modo di ascoltare punti di vista, prospettive diverse da organizzazioni che hanno caratteristiche diverse per dimensioni, per formalità, grado di formalità o informalità, ma tutte animate dalla necessità di fare qualcosa, di dare un contributo a generare quei cambiamenti necessari per fronteggiare il cambiamento climatico. Quali sono quindi le aspettative dell'evento di domani? Le aspettative sono quelle di fornire un momento di approfondimento a tutta la cittadinanza, visto che l'evento era partito, cioè parte da invece una riflessione fatta come gruppo chiuso nell'attività quotidiana della nostra organizzazione, quindi offrire un momento di approfondimento con la cittadinanza e anche di scambio, perché
questo non l'ho detto prima, ma è molto importante, alla fine dell'incontro ci sarà invece un dialogo aperto con il pubblico per poter porre domande, osservazioni, riflessioni e ragionare insieme su quei comportamenti che tutti noi possiamo assumere, quelle trasformazioni, quei cambiamenti che dobbiamo, diciamo, adottare per dare ognuno di noi, a ogni cittadino, un contributo che vada appunto verso una, diciamo, una, il contrastare il cambiamento climatico, il ridurre, no, l'innalzamento delle temperature. Quindi l'idea è che sicuramente sono necessarie delle scelte a livello di politica nazionale e internazionale, ma tutti sono chiamati di fronte a questa sfida epocale a fare la propria parte, quindi dai singoli cittadini alle organizzazioni del terzo settore, le associazioni, i singoli volontari. Quindi quello che noi vorremmo lasciare a tutti è proprio alcuni spunti concreti su come poter dare un contributo anche nella propria vita quotidiana rispetto ai singoli cittadini. Prima di salutarci ti chiedo se volessi ricordare le informazioni principali, i contatti di riferimento per l'evento che si terrà domani. Allora, l'evento, quindi Milano e la crisi climatica, si terrà domani pomeriggio dalle 17.30 presso Cascina Cuccagna, qui a Milano. Va bene, e io la ringrazio per aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi.